Sinistra, Ecologia e Libertà ha presentato i candidati Marco Cicero e Olga Nassis inseriti nella lista L'altra Europa con Tsipras per la circoscrizione Isole. I lavori sono stati introdotti dalla coordinatrice provinciale Daria Lucchesi e coordinati da Alessandra Minniti, responsabile di SEL per gli enti locali, economia, sviluppo e politiche urbane. Sono stati toccati i punti forti del programma. L'idea è quella di riscrivere in qualche modo le regole che legano i paesi dell'Unione per dire basta all'austerità e per mettere a punto una serie di interventi che possano davvero incidere sul territorio. Noi non vogliamo né distruggere l'Europa, né distruggere l'euro, né distruggere quello che si è creato in questi anni. Vogliamo però cambiarlo. Noi in questi anni siamo stati chiamati e ci hanno fatto fare grandi sacrifici per salvare le banche e per far sì che il sistema che si era creato intorno alle multinazionali, alle banche e alla grande finanza si salvava, non soltanto in Europa ma nel mondo. Noi diciamo che oggi la politica si deve riappropriare del suo ruolo e deve dettare le regole per dire sì all'Europa, un'Europa di pace, di confronto, dove si fanno belle politiche sociali, dove si dà spazio ai giovani come si è dato in questi anni, con progetti molto seri di formazione, ma nello stesso tempo un'Europa che ritorna ai territori. Un'Europa che ritorna ai territori significa dare voce e futuro a quello che si produce nei territori. Pensiamo ad esempio alla nostra Sicilia. I punti centrali, i punti forti del vostro programma per cercare in qualche modo davvero di ricambiare l'Europa. In prima istanza porre fine alla politica alle politiche di austerità che hanno affamato l'Europa del Sud e hanno sempre di più aumentato il divario tra i ricchi e i poveri, creando una nuova classe di poveri. Porre fine a tutti quei raggiri che non sono altro che un modo per non affrontare veramente il problema della crisi. Mi riferisco al fiscal compact, mi riferisco al pareggio di bilancio, adottato in Italia come legge costituzionale senza che ve ne fosse la necessità. Tutti i dispositivi normativi che hanno il solo obiettivo di evitare di affrontare il problema